Salve a tutti draghi di Komodo, qui è sempre il vostro Zio Cricco e bentornati in un nuovissimo video. Ed è anche questa volta arrivato il periodo dell'anno che aspetto quasi quanto il Natale, ovvero l'uscita di un nuovissimo gioco, Pokémon. Come ben sappiamo, il 17 usciranno i nuovissimi titoli di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. E come ogni altro doppio gioco del brand, quindi con la scelta tra due versioni, nasce il dubbio amletico: ma sceglierò uno o sceglierò l'altro? Ma per vostra fortuna, quest'oggi ci sono io che vi darò una mano a scegliere una tra le due versioni. Anche perché all'atto pratico le uniche cose che cambiano tra le due versioni sono i Pokémon esclusivi. E ragazzi miei, è proprio di questo che andremo a parlare. Ma non preoccupatevi perché ovviamente non ci saranno spoiler. Certo, se poi non volete neanche sapere i Pokémon presenti ed esclusivi di ogni versione, allora beh, chiudete il video e andate a vedere qualcos'altro. Ma non perdiamo altro tempo in chiacchiere, andiamo subito a vedere i Pokémon esclusivi di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Crostacei miei, in Ultra Sole ed Ultra Luna i Pokémon esclusivi non cambieranno poi tanto da quelli di Sole e Luna. Infatti parleremo di esclusività più riguardo i leggendari trovabili all'interno dei due giochi, piuttosto che nei Pokémon più comuni. Ma andiamo comunque insieme a farne un bel sunto. Andremo ovviamente un po' più veloci sui Pokémon già visti in precedenza e già presenti in Sole e Luna. E la prima coppia di Pokémon riguarda le ormai famose versioni alternative, o meglio, Alola di Vulpix e Sandew, reperibili rispettivamente in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Infatti Vulpix e Ninetales potremo catturarli unicamente in Ultra Sole, mentre Sandew e Sandslash in Ultra Luna, proprio come nelle versioni di gioco precedenti. La seconda coppia riguarda invece i Pokémon fossili, ovvero Sheldon e Arken a confronto con Kranidos e Tirtoga. I primi due potranno essere catturati unicamente su Pokémon Ultra Luna, mentre gli ultimi due su Pokémon Ultra Sole. Sarà ovviamente disponibile anche lo stadio evolutivo di tutti e quattro i Pokémon, anche qui esattamente come in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Ma concludiamo la lista dei Pokémon antecedenti all'ultima generazione con Vullaby e Petlil, che saranno esclusivi di Pokémon Ultra Luna, mentre Rufflet e Cottonee saranno esclusivi di Pokémon Ultra Sole. Anche qui sono ovviamente comprese le evoluzioni ed anche qui niente di nuovo. Concludiamo inoltre anche la lista dei Pokémon di settima generazione con Tartanator e Passimian, o Passimian, insomma un po' come volete, che saranno reperibili unicamente su Pokémon Ultra Sole, mentre Oranguru e Drampa saranno disponibili solo su Pokémon Ultra Luna. Tra le ultra creature invece potremmo trovare Buzzwole e Kartana in Pokémon Ultra Sole, mentre Feromosa e Celestila saranno presenti in Pokémon Ultra Luna. Ci sono inoltre le esclusive relative alle due nuove ultra creature presenti all'interno dei giochi. Sarà infatti possibile trovare l'ultra creatura Fragor all'interno di Pokémon Ultra Sole, mentre per Pokémon Ultra Luna sarà disponibile l'ultra creatura Struttura, che sinceramente mi fa un pochino cagare. Ma bene, tesori miei, finalmente andiamo a vedere le vere e proprie novità esclusive presenti in questi due nuovi titoli. Ma prima di andare a vedere la parte succosa relativa ai leggendari, vorrei soffermarmi su due Pokémon Totem esclusivi per entrambe le versioni. Come ben sapete, infatti, in questi due titoli sarà possibile ricevere dei Pokémon Totem raccogliendo degli esclusivi adesivi sparsi per le varie isole. Ed ognuna delle due versioni di gioco avrà il suo Pokémon Totem dedicato. In Pokémon Ultra Luna si potrà infatti ricevere un Salazar in forma totem, mentre in Pokémon Ultra Sole si potrà ricevere un Lurantis, entrambi in forma totem e quindi entrambi di grandezze maggiori rispetto a quelle normali trovabili in natura. È stata inoltre aggiunta un'ulteriore linea evolutiva di seconda generazione per Pokémon Ultra Sole e di terza per Ultra Luna. Sto parlando di Houndour ed Electric. Il primo sarà infatti possibile trovarlo unicamente in Pokémon Ultra Sole, assieme alla sua forma evoluta Houndoom, mentre Electric e Mantric potranno essere trovati esclusivamente su Pokémon Ultra Luna. Ma finalmente ci siamo! Passiamo alla parte più succosa ed interessante dell'intero video, ovvero l'esclusività dei Pokémon leggendari. E qui, ragazzi miei, c'è una scelta che a parer mio giustifica da sola l'acquisto di Pokémon Ultra Luna rispetto ad Ultra Sole, ovvero la presenza di uno tra Lugia e Ho-Oh. Sarà infatti possibile trovare la possente creatura marina all'interno di Pokémon Ultra Luna, mentre l'uccello gay arcobaleno sarà possibile trovarlo in Pokémon Ultra Sole. Non si vede che mi piace Lugia, vero? Ci sarà però anche uno dei tre cani leggendari esclusivo in entrambe le versioni. Sarà infatti
infatti presente Rikou in Pokémon Ultra Sole, mentre Entei e non Entei sarà presente su Pokémon Ultra Luna. Spostandoci poi in terza generazione, potremo trovare Groudon e Latios in Pokémon Ultra Sole, mentre Latias e Kyogre in Pokémon Ultra Luna. Altro motivo in più per comprare quest'ultima versione. Cioè, dai, uccelli arcobaleno e lucertoloni, non prendiamoci in giro. Andando poi in quarta generazione sarà possibile trovare i temibili Dialga e Palkia, signori del tempo e dello spazio. Dialga sarà possibile trovarlo solo ed esclusivamente in Pokémon Ultrasole e di conseguenza Palkia sarà presente in Pokémon Ultraluna. Un punto purtroppo a sfavore per Pokémon Ultraluna, ma... ehi ragazzi, Lugia e Lugia, non scherziamo. Sarà inoltre presente Heatran in Pokémon Ultrasole e Regigigas in Pokémon Ultraluna. In quinta generazione sarà invece possibile trovare ovviamente la accoppiata a Reshiram e Tornadus insieme a Zekrom e Tundurus. I primi due saranno reperibili su Pokémon Ultrasole, mentre gli ultimi due su Pokémon Ultraluna. Ed anche qui, amici miei, punto a favore per Pokémon Ultraluna, come se non avessimo abbastanza, insomma. Ma concludiamo la lista dei leggendari esclusivi insieme alla sesta generazione e quindi ad Ivetal Exerneas. Ed indovinate un po' in quale versione sarà presente quel figone di Ivetal? Esatto, in Pokémon Ultraluna. Mentre Exerneas lo lasciamo volentieri a Pokémon Ultrasole. E poi ragazzi, inutile stare qui a parlare dell'esclusività di Solgaleo e Lunala, no? Su. Ragazzi, ovviamente sono stato ironico, ma soprattutto molto molto personale riguardo la scelta di Pokémon Ultraluna su Pokémon Ultrasole. Quindi non prendetela troppo sul serio, mi raccomando. Il mio scopo oggi era unicamente quello di cercare di schiarirvi un pochino le idee riguardo la scelta tra uno di questi due titoli. Molto bene amici miei, anche questo video è finito. Spero anche in piccola parte di avervi delucidato un pochino la mente e ad avervi aiutato a scegliere una tra le due versioni, anche se so già che sicuramente già sapete quale prendere, ma facciamo finta di niente. Io come al solito vi ricordo di lasciare un like per sostenere il canale e tutto ciò che facciamo. Vi ricordo inoltre di lasciare un commento con la versione che voi sceglierete e che comprerete il 17. Ma soprattutto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Potete inoltre trovarci sui nostri profili Instagram, ci trovate come WiddleChunder oppure come Cricco369 o FabStarkey. Vi ricordo inoltre ragazzi che a febbraio ci sarà il Giappo Tour organizzato da noi. Vi lascio il link in descrizione con tutte quante le informazioni di cui avete bisogno, andatelo a vedere. E niente amici miei, qui dall'antro di Zio Cricco è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. E un saluto anche da Kurisu Machise che ho coperto per tutto il video e non dovevo mettere la doppia. Vabbè, ciao!